eccellenza, c'è sempre presente la problematica di via Episcopio con il palazzo occupato. La Caritas si è fatta mediatrice nella situazione, ma sembra che una soluzione non sia prevista in tempi brevi. Dall'osservatore della prefettura, come si guarda questo fenomeno? Guardi, la sua è una domanda particolarmente articolata che meriterebbe ben più ampia esposizione. Sinteticamente si può dire che vi sono delle iniziative che sono portate avanti sia dalla Curia che anche dal Comune. Sulla loro praticità ed effettività francamente non ho notizie precise, perché sentivo varie idee di locare degli altri ambienti, andare a cercare presso strutture comunali la possibilità di alloggiare queste persone in maniera dignitosa, perché non dimentichiamo che alloggiare qualcuno significa sempre ricordarci che si tratta di persone come noi, anzi che dovrebbero avere e meritano forse più rispetto, perché sono tra quelle un poco più sfortunate rispetto anche a coloro che parlano in questo momento. Spero che le iniziative che si stanno esplorando possano dare dei risultati concreti, perché è una tristezza vedere dei genitori che non riescono ad assicurare una giusta dimensione abitativa ai loro figli, spesso minori, alcuni addirittura di pochissimi mesi. Io ovviamente ho tentato di fare, per quello che compete alla figura del prefetto, qualunque tipo di sforzo per far incontrare le parti tra di loro. Non esistono controparti, esistono parti che devono dialogare. È chiaro che ogni parte poi tenta di difendere, qualche volta con toni particolarmente accesi, che forse dovrebbero essere un poco mitigati, delle loro ragioni. Eccellenza, si profila all'orizzonte anche l'ipotesi, certamente non auspicabile, di uno sgombero coatto da parte delle forze dell'ordine. Qui interveniamo nel campo di una proprietà privata, quindi deve esserci l'autorizzazione del giudice. Insomma, però è una prospettiva, ripeto, che non va nel senso della mediazione, dei negoziati che tutte le parti in causa siano poste di poter mettere in pratica. Bisogna distinguere due cose. Le occupazioni ovviamente di per sé sono delle azioni che sicuramente rappresentano un'ipotesi di reato e pertanto devono essere sicuramente poste nella condizione di ripristinare la legalità. Quindi non è auspicabile o è meno o più auspicabile. Le azioni che si debbono fare per ripristinare la legalità sono necessarie. È chiaro che per poter accedere a questo tipo di ipotesi, quindi allo sgombero coatto degli occupanti, sicuramente vi debbono essere delle condizioni. Si aspettano decisioni di autorità terze. Speriamo che nel frattempo o nel periodo in cui si devono assumere altre decisioni si possa ottenere una condivisione di quelle che sono, e forse coniugare anche quelle che sono le giuste aspettative delle persone che non hanno abitazione con le giuste prospettive di coloro che le devono sostenere senza avere una capacità economica, parlo del comune, ma non perché non ce l'ha il comune, perché obiettivamente i comuni non hanno queste risorse, e poi soprattutto sperando che qualche ente possa recuperare degli alloggi da assegnare però secondo le procedure che le normative di settore prevedono. Grazie. Grazie.